È uno scoiattolino mannaro, tra l'altro, perché c'ha i denti a sciabola. C'è qualcosa a sinistra. Qualcosa che punta a raggiungermi. Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, casa. No, 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 scappa, 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 scappa. Ciao a tutti da Carinelle e bentornati su Neverending Nightmares. Siamo di nuovo nella casa iniziale, tra l'altro. La stanza di Gabby. Ciao, camera della sorella. Oh, cos'è che scricchiola? Siamo finiti nel bagno. No, vabbè, ma io mi sto perdendo già tantissimo e sono soltanto all'inizio di questo capitolo. Ma porca miseria. La stanza dei giocattoli, che poi tra l'altro sono tutte stanze piene di giocattoli e di letti. Ma in quanti ci vivevano qua dentro? Sono tutte camere diverse. Non riesco a capire quale sia camera mia, quale sia camera di Gabby. Non è una zona sicura questa. Ne sono abbastanza certa. Ok, ripigliati un attimo dal fiatone e poi corri di nuovo, ti prego, perché stai andando rallentato. Oh, c'è un'ombra. La vedo solo io? No, no, forse la vedo veramente solo io. Continua a proseguire verso la zona buia, però non credo che sia un buon segno, eh. Secondo me non è una buona idea continuare ad addentrarsi nell'oscurità quando è pieno di mostri. Cioè, è vero che sono tutti nella tua testa, però... Dai! Ho visto un'ombra muoversi sulla destra. No, io non vado in quella direzione, andiamo verso sinistra. No, anche di qua è buio. Mi sembra un pochino più tranquillo, perché almeno c'è questa porta. Spero di non tornare indietro. Ah no, sono finita di nuovo nella cucina. Ok. Ma quindi sto tornando indietro o sto andando avanti? Non lo sto capendo. Cioè, io non so quale sia il mio obiettivo, dove devo andare, cosa devo raggiungere. Ragazzo mio, però corri un po' di più. Sì, sì, stiamo tornando proprio nella zona iniziale del gioco, perché questo qua è uno dei primi corridoi che abbiamo attraversato. Non ansimare come un cammello nel deserto, porca miseria. C'è di nuovo il quadro. È uguale a prima, non è cambiato niente? Sì, perfetto. Siamo sempre noi. Questa cosa mi rassicura, anche se non più di tanto, diciamoci la verità. C'è una voce verso sinistra, c'è qualcuno? Forse c'è nostra sorella di nuovo? Basta che non sia di nuovo impiccata nella soffitta, perché quella cosa mi ha abbastanza preoccupato. Questa era la stanza iniziale, era camera nostra, infatti questo è l'armadio che c'era aperto all'inizio. Posso dormirci? No, in realtà sembra che io abbia raggiunto un vicolo cieco. Quindi mi sa che non era questa la zona in cui dovevo andare. Devo rifare tutto il giro? Dimmi di no, ti prego. Apparentemente sì, devo rifare tutto il giro, va che bello. Ah no, aspetta! No, sta diventando sempre più buio. L'oscurità mi uccide. No, credo che mi uccida l'oscurità. Io continuo a correre. No, non ce la faccio per scappare dall'oscurità. Ma anche no. No, ma io lo eviterei volentieri. È proprio necessario tutto questo. Siamo nel bosco e tu sei una bambina che morirà a breve, a quanto ne so. E poi io sono asmatico, ribadiamolo. Perché dovrei correre da solo nel bosco a tipo 5 o 6 anni? Non lo so quanti anni possa avere. Vabbè, oddio, sarà un pochino più grande. Magari ne ha già tipo una decina almeno. Aspetta, ho trovato un sentiero. Porca miseria, ma era invisibile sta cosa. Oh, ciao sorellina. Ma non ci tengo particolarmente, te l'ho già detto. Possiamo tornare a casa invece, scusa? Io correrei anche volentieri, ma sono asmatico, te lo ribadisco. E devo correre, porca miseria. Ecco, infatti. Un momento per riprendermi, porta pazienza, arrivo. C'è anche un gufetto, ma che carino. E mi si è di nuovo bloccato il gioco, mi pare giusto. Devo andare all'insù? Spero di essere andata nella direzione giusta, perché se anche qua un posto dove mi per... No, ecco, mi sono persa. Cioè, c'era la possibilità di avere due strade e giustamente io ho intrapreso quella sbagliata. Per la legge dei grandi numeri è sempre così. Io prendo la direzione che non devo prendere. Ci sto provando, maledetta bambina. Ora inizio a capire perché l'ha coltellata. Cioè, no, no, voi non ascoltatemi e non seguite i miei consigli, assolutamente. Oddio. È un opossum morto, ma scusa un attimo. Ma pure... Oh, aspetta, potevo anche vederlo. Ma che schifo. Comunque, che bello che mi hanno permesso di fare questo zoom. Oh no, ci sono di nuovo due strade. Tiriamo una monetina, sopra o sotto? Allora, sono andata la prima volta su, la seconda dritto, quindi secondo me devo tornare di nuovo su. Ok, ho azzeccato la strada. E l'ho notato che non ti prendo. Puoi anche rallentare, porca miseria. E tuo fratello sta morendo alle tue spalle e tu te ne freghi altamente. Simpatica, devo dire. C'è una discreta fratellanza tra voi due. Ma quello però solo degli occhi nell'oscurità e c'è un altro cadavere di persona. Ah, povero scoiattolino. È uno scoiattolino mannaro, tra l'altro, perché c'ha i denti a sciabola. Hanno quei denti gli scoiattoli? Io ne dubito fortemente. Dimmi che è la direzione giusta, ti prego. Credo di sì, perché ci sono altri animali morti. Siamo arrivati al cimitero, l'ho notato adesso.
Ok. E al cimitero, tra l'altro, avevamo visto la tomba della sorella. Però al momento non penso che ci sia. Anche se è comunque un'allucinazione, quindi non escluderei il fatto che in realtà quella sia un fantasma. Il nostro senso di colpa è anche lei. Ok. Sì, c'è la tomba che avevamo visto all'inizio. Però stavolta non ci possiamo interagire. Ma possiamo andare nella cripta? Eh? Oh, ciao, eccoti. Sì, ma cosa ridi? Mi vedi che io sto agonizzando qua dietro e ridi. Maledetta, la sto odiando tantissimo. Il corvo banchetta con l'opossum. Stanno comunque riutilizzando le texture. Non è per essere ipercritica, però... Ah, però ci sono altri gufi e corvi tutti sugli alberi. Gli occhi sono diventati rossi. Non credo sia un buon segno. Ok. Questa cosa dovevo aspettarmela. Effettivamente è morta di nuovo. Cioè, la prima volta si è impiccata. No, anzi, la prima volta l'abbiamo coltellata noi. La seconda si è impiccata. Cosa? Ma perché? Ma perché, Thomas? Ma ragazzo mio, cioè, perché? Continua a puntare, tipo a distruggersi le braccia. Ma che problemi hai? Io non sono affatto sicura di voler affrontare tutto questo. Posso nascondermi dietro la tenda? Cos'è? Ah, è tipo un sacco a pelo con dentro un cadavere. Vabbè, io andrei avanti facendo finta di niente, fischiettando. L'avevo visto! L'avevo visto! Non mi puoi jumpscarare se le cose le vedo in anticipo. Ha! Fregato. Entriamo nel Ward A. Che cos'è il Ward A? Ah, ma siamo di nuovo in una sorta di ospedale. No, forse non è un ospedale psichiatrico, è un ospedale basta. Anche perché sembrano dei lettini tipo d'ambulatorio o qualcosa del genere. Oh, c'è un buco, lì cadiamo. Cadiamo sicuro. Ah, lo fa anche volontariamente. No, non era una cosa buona da fare. Però forse sì, perché è diventato più scuro di prima. Sì, abbiamo fatto la cosa giusta, perché essendo cambiata l'ambientazione vuol dire che stiamo andando avanti. Il cadavere però secondo me tra un po' ci insegue, quello che c'era prima nel lettino. Ma si stanno ripetendo continuamente le stesse cose. C'è qualcosa a sinistra. Qualcosa che punta a raggiungermi. Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, casa. No, 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 scappa, 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 scappa. Trovata. Oh no 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 no, sta bussando la porta. Oh no no, c'è quella anche lì. Scappa di qua, non lo so, è la zona giusta? Non lo so, sto andando nella direzione corretta, sto andando a caso io. Non c'è, oh no 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 no, porta sbagliata, porta sbagliata. Corri di qua. Ma praticamente quello è il nostro alter ego malvagio che punta a inseguirci. Ok, vai giù, vai giù. Ho fatto la cosa giusta, dimmi di sì, ti prego. Oh, la tendina è di nuovo tirata. Perché? Ma vuol dire che tipo dentro quel sacco da cadaveri c'era il nostro alter ego? C'eravamo noi? Ma non credo, perché non siamo morti. Almeno non ancora. No, 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 è che non posso correre troppo. Porca miseria, porca miseria. Ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ma perché c'ha il sorriso bruttissimo? Sembra tipo, com'è che si chiama? Avete presente quella creepypasta di quella tizia? Momo, ecco, si chiama. No, sono bloccata, ho fatto una cavolata. Dicevo, quella creepypasta di Momo, praticamente quel demone con le sembianze di donna, con un sorriso abbastanza inquietante che va da un orecchio all'altro. Ecco, ha la stessa faccia del nostro alter ego. Sì, perfetto, siamo finiti nell'obitorio. Ma credo, perché cavolo, è pieno di cadaveri. Io punto ad andare verso destra, non so se sia la direzione giusta. Oh no no no, è la direzione sbagliata, corri! Oddio, oddio, oddio. Non posso correre tantissimo, però cerco di fare pian pianino, magari un po' poi mi riprendo, faccio un po' e poi mi riprendo. Mi sa che dovevo andare per di qua. Proviamoci. Ora forse non mi sta più inseguendo. Io nel dubbio però continuo a correre un po'. Ero entrata da questa porta, se non sbaglio, quindi devo andare verso sinistra a questo punto. Ok, c'è un altro dei buchi dove cadere. Perfetto. Ci sono arrivata. Oh, adesso ci sono molti più lettini. No, non è vero, hanno solo spostato il lettino, sono in un'altra stanza. Va bene. Andiamo avanti così, non importa. Intanto sono riuscita per ora a non farmi prendere neanche una volta dal mio alter ego. Forse questa cosa era meglio se non la dicevo, perché me la sto tirando tutta la sfortuna. Ma vabbè, proviamo la stanza 2. Ah beh sì, per forza, perché non c'è altro posto. Ah, siamo nel crematorio. No no no, ho sbagliato, ho sbagliato. Oh, vado su di qua. Siamo nel... Ah, qua è l'obitorio. Brutto posto. Posso interagire? Oddio. Ah, niente, mi fa semplicemente vedere un cadavere. Wow, è stato bello ed entusiasmante vedere un cadavere nell'obitorio. Grazie, gioco. Questa cosa mi ha cambiato completamente il livello di gameplay e l'esperienza della cosa. Ma siamo sicuri di quello che stiamo facendo noi qua dentro? Perché io non ne sono sicura per niente. Mi sta comparendo alle spalle. Lo vedo, lo vedo, lo vedo. Vai pian pianino, però corri. Ok, ce l'ho fatta. Quello lì ha avuto tutto il tempo di continuare a sbattere sulla porta. Vai di qua. Questa qua c'è un'altra porta, perfetto. Forse devo andare per di qua. Un'altra sala crematoria. No, ho sbagliato. Ma mi spieghi come fa a essere ovunque questo tizio qua? Cioè, ok che siamo nella mia testa, però porca miseria, scappo da te che sei a sinistra, ti ritrovo a destra. Ma non è normale.
Ok, per forza devo andare di qua. Le ho viste tutte le porte. Un altro dei buchi. Ce l'ho fatta. Ok. Ok, fatto anche questo pezzo. No. No, no, no. Prendi la candela. Prendi subito la candela. Veloce, veloce. Corri, prendila. Prendila, presa. Ok. Mi sa che così lo vedo all'ultimo. Sarà ancora più difficile. Oh no, oh no. Proviamo ad andare verso sinistra. Devo prestare attenzione ai suoni. Non lo so, sinistra e su. Cerchiamo di ricordarcelo. Non lo so. Porcaccia miseriaccia. Che ci ho fatta. Sento la voce di qualcuno che piange. Però non è la voce del tizio che mi inseguiva. Ah no, sono bloccata. Porca miseria, speravo che fosse una via d'uscita. Devo prestare attenzione un sacco alle ombre che ci sono negli angoli. Stanza bloccata. Dubito che ci sia il mostro adesso ad attendermi, perché non so dove altro andare. Mi è comparso alle spalle, mi è comparso, lo vedo. Corri, 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 corri. Ce l'ho fatta. Proviamo a sinistra? No, sono bloccata a sinistra, devo andare a destra. Ma dannazione! Eccola qua. Ok, credo di essere in salvo almeno per un po'. No, ah, c'è il buco, l'ho visto. Buttati giù, dai, vai. Sì, magari non di faccia, non è così che si scende. Ok. Questa è nostra sorella o è la psichiatra? Thomas, please wake up. Non ne ho idea, forse è nostra sorella, ma noi abbiamo tentato il suicidio. L'abbiamo visto diverse volte che puntava tipo a tagliarsi le braccia. Thomas, you're awake. Non ne sono del tutto sicuro. Achievement sbloccato, sogni distrutti. Quindi è questo il finale? No, ma fatemi capire, c'è un finale soltanto o ce ne sono diversi? Non ne ho idea. Penso che comunque sia un gioco aperto a libera interpretazione. Quindi mi sento abbastanza in difficoltà a riuscire a darvi un'interpretazione mia o a spiegarvi cosa è successo o a farmi le domande giuste, perché non ci ho capito veramente niente. Fatto sta che appunto abbiamo giocato all'interno degli incubi di questo tizio che dalla mente alquanto malata. Non si sa se ha ucciso la sorella e si sente in colpa, oppure se aveva le allucinazioni e quindi ha tentato il suicidio per cercare tipo di debellare questa cosa dal suo interno. Non lo so. Lasciatemi segnato nei commenti anche la vostra interpretazione, perché mi interessa tantissimo. Magari qualcuno di voi ha veramente capito qual è il punto di questo gioco, al contrario di me. Aspetta un attimo. A quanto pare sì, c'erano tipo due strade alternative dalla parte del reparto psichiatrico e poi c'erano tre finali. Wow, ok. Allora aspettate, questa cosa la devo fare. Devo cercare di capire come ottenere gli altri. Mi informo e torno da voi.